Rublo impicchiata sull'euro, titolava stamattina in bella vista in prima pagina il Sole 24 Ore. Il riferimento è alla lunga e apparentemente inesorabile corsa al ribasso della valuta russa nei confronti sia dell'euro che del dollaro, a cui assistiamo da ormai diversi mesi e che nelle ultime settimane ha vissuto un'ulteriore accelerazione. E non è ancora tutto, perché se ancora ieri puntavamo il dito sul crollo del manifatturiero in tutto il nord globale e in particolare in Germania, i dati pubblicati ieri sugli ordini industriali proprio della Germania racconterebbero una storia tutta diversa. Più 6,4%, scrive sempre il Sole, meglio delle stime. E manco di poco. E se avessimo preso un abbaglio? Ragazzi, che abbiamo preso un abbaglio? E la Russia stesse clamorosamente perdendo la guerra economica contro l'Europa? Per la prima volta dal marzo 2022, ieri il rublo ha sfondato quota 100 contro l'euro. È solo l'ultimo episodio di un fenomeno che ormai va avanti da mesi e che ha visto la valuta russa perdere continuamente terreno nei confronti sia dell'euro che, a maggior ragione ovviamente, anche del dollaro. E i paladini del nord globale sono in brodo di giuggiole. Non hanno tutti torti. Quando nel febbraio del 2022 è partita la fase 2 della guerra ucraina, nell'arco di pochi giorni il rublo ha subito un tracollo clamoroso. Se per comprare un dollaro il 18 febbraio bastavano 77 rubli, l'11 marzo ne servivano 135. Secondo la propaganda atlantista, Putin si era suicidato. Essendo scemo, aveva previsto di conquistare Kiev con qualche decina di migliaia di uomini nell'arco di pochi giorni. Il blitz, come prevedibile, era miseramente fallito e ora, nell'arco di poche settimane, sotto il peso della superiorità militare, della civiltà dell'uomo bianco e delle sanzioni delle uniche economie evolute del pianeta, il suo castello di carte sarebbe inesorabilmente crollato. Un sogno che però non è durato tantissimo. Nella seconda metà di aprile il rublo era tornato ai valori precedenti l'attacco e nelle settimane successive aveva continuato ad acquisirne ancora di più. Il 1 luglio del 2022 per comprare un dollaro ne bastavano appena 55, 57 per comprare un euro, il 18 marzo ne servivano 145, quasi il triplo. Era il risultato del fallimento più eclatante di tutti i tempi delle sanzioni economiche del nord globale contro un paese ribelle. Invece di penalizzare la Russia, l'avevano ricoperta d'oro. Nessuno, infatti, si era ancora organizzato per sostituire la fonte delle sue materie prime. Risultato? La Russia ne esportava più di prima, solo a un prezzo mai visto prima. La bilancia commerciale russa non era mai stata così in salute e così la sua valuta. Ovviamente non poteva durare per sempre. Da allora, gradualmente, il peso delle sanzioni si è cominciato a sentire. E come? Molti clienti della Russia hanno trovato fornitori alternativi, il prezzo delle materie prime è tornato ai livelli prebellici e così anche la bilancia commerciale e il valore del rublo. Nella primavera scorsa, il valore del rublo nei confronti del dollaro prima e dell'euro poi era tornato ai livelli del febbraio 2022, ma non si è fermato lì. Nei mesi successivi, il rublo ha continuato a perdere valore. Per gli atlantisti, una piccola rivincita. Un po' come quando si esaltano per i risultati della controffensiva. Come cambiano, le aspettative? Se un anno e mezzo fa, per esaltarci, ci voleva Putin appeso a testa in giù sul patibolo e Navalny al Cremlino, ormai anche solo mitigare l'ennesima colossale figura di merda del nord globale viene salutato con entusiasmo. E la fantasia torna a correre sfrenata. Secondo i più scalmanati, infatti, il rublo debole non sarebbe altro che il preludio dell'inevitabile disastro economico del paese. Ma è davvero così? Non tutti sono proprio convintissimi. Il Sole 24 Ore, ad esempio, l'ha chiesto a Chris Weifer di Macro Advisory, un'importante società di consulenza strategica specializzata nell'Eurasia. Il rublo, avrebbe dichiarato Weifer, è gestito interamente dalla banca centrale e la ragione per cui hanno ridotto il cambio è aiutare il ministro delle finanze a gestire il deficit di bilancio. Nessun rischio di instabilità finanziaria, quindi, semplicemente, come prevedibile, una vecchia cara svalutazione competitiva per tenere sotto controllo il bilancio dello Stato. L'andamento del prezzo dell'energia, con in più gli sconti aggiuntivi che la Russia è costretta a concedere per continuare a esportare le sue materie prime,
stanno comportando un calo significativo delle entrate. Un rublo debole serve a disinnescare, almeno in parte, questa spirale. Tra gli opposti trionfalismi degli Z-blogger da un lato e degli iperatlantisti dall'altro, la realtà, come sempre, è molto meno spettacolare di quanto l'industria dei like vorrebbe. Le sanzioni, benché non si avvicinino nemmeno lontanamente ai risultati sperati, rappresentano ovviamente un costo gigantesco per l'economia russa, che però ha tutti gli strumenti per adeguarsi alla nuova normalità. E tutto sommato lo sta facendo piuttosto benino. Il debito estero, dopo essersi ridotto di oltre 100 miliardi di dollari durante il 2022, continua a diminuire a vista d'occhio, meno 6,8% nei primi tre mesi dell'anno, portando così il debito estero abbondantemente sotto quota 15%, il livello più basso da 15 anni a questa parte e uno dei livelli più bassi del mondo. I dati sulla disoccupazione di maggio sono i migliori di sempre, 516.000 disoccupati in tutto il paese, appena il 3,2%, 50.000 in meno rispetto all'inizio dell'anno. E ciò nonostante i salari reali al netto dell'inflazione sono aumentati in un anno di oltre il 10%. Risultato, le previsioni di crescita della Banca Centrale Russa per il 2023 sono state recentemente riviste al rialzo, di parecchio, da una contrazione dello 0,8% a una crescita dell'1,2%. Fino a qualche mese fa il Fondo Monetario Internazionale prevedeva una contrazione di oltre 2 punti percentuali. Se le previsioni sull'andamento del PIL russo da 2 anni a questa parte vengono sistematicamente riviste al rialzo, per quelle dei paesi europei e degli USA vale esattamente il contrario, almeno fino ad oggi. Come abbiamo anticipato, infatti, per la prima volta dall'inizio del conflitto, finalmente anche nel nord globale è arrivato un dato economico migliore delle previsioni. Sono gli ordini per l'industria tedesca del mese di maggio. Dopo mesi di declino certificato, era atteso un micro rimbalzo dell'1,5%. È stato di oltre il 6%, sia per gli ordini interni che quelli esterni. Oh, finalmente! Lo vedi, Marru, che sei solo un gufaccio accecato dall'ideologia? Beh, sì, può essere. Più difficile però che ad essere accecato dall'ideologia sia anche Mateusz Urban, chief economist di Oxford Economics, secondo il quale, nonostante gli ordini di maggio, la produzione industriale della maggiore economia dell'Eurozona continuerà a ridursi almeno fino al primo trimestre del 2024. Com'è possibile? Semplice, l'aumento di maggio è dovuto quasi interamente a un singolo settore, quello che ricade sotto la categoria di altri mezzi di trasporto, e cioè navi, materiale rotabile ferroviario, veicoli aerei e, indovinate un po', soprattutto militari. Un settore che ha segnato un incredibile aumento degli ordini del 137%. Ovviamente si tratta di un'anomalia, anche se in tutta sincerità non ho la minima idea a cosa sia dovuta nello specifico. Fatto sta che è buona per piazzare qualche titolo di giornale consolatorio, ma del tutto insufficiente per modificare il quadro. Ordini in calo del 4,3% rispetto all'anno scorso e di oltre il 6% rispetto all'inizio dell'anno. Per non parlare poi del buco nero dell'automotive, dove, come dimostrato da un sondaggio dell'IFO Institute di Monaco pubblicato mercoledì scorso, le aspettative delle case automobilistiche tedesche sono ai livelli minimi dalla crisi finanziaria del 2008. Volkswagen. Volkswagen. L'unica cosa che continua a crescere in Occidente, come abbiamo sottolineato giusto ieri, è la bolla finanziaria, che però è sull'orlo di una crisi di nervi. E così ieri è bastata la pubblicazione dei dati sull'occupazione USA, leggermente diversi dalle previsioni, per scatenare il panico. Con Milano che ha perso il 2,53%, Francoforte il 2,57% e Parigi addirittura il 3,13%. Ma se siamo messi così con le pezze al culo, perché tutta questa enfasi sui problemi economici della Russia e sull'andamento del rublo? Semplice, fra pochi giorni infatti inizia il vertice della NATO di Vilnius e tutti sono alla disperata ricerca di uno scalpo da portare in dote per giustificare la continuazione della follia bellica. Inizialmente lo scalpo sarebbero dovute essere le grandi conquiste della controffensiva, ma come ricordava l'altro giorno il sempre puntualissimo Markus Reisner, colonnello dell'esercito austriaco e analista di razza, ormai la prima fase della controffensiva può dirsi conclusa e i risultati sono pressoché nulli.
Allora si è deciso per qualche giorno di ripiegare sulla carta dell'allarme nucleare su Zaporizhia. Siccome la guerra sta andando come sta andando, scrive il nostro Dall'Aglio, l'offensiva sta andando come sta andando, lo sbarco sulla riva sinistra del Dnieper è andata come è andata, il colpo di stato di Prigozhin è andato come è andato, e insomma qualcosa ci si dovrà pure inventare in attesa del vertice NATO di Vilnius che è sempre più vicino. Continuiamo con la storia che la Russia vuole far saltare in aria la centrale nucleare che occupa, che gestisce con i suoi tecnici, che rifornisce di energia tutti i territori occupati e il cui danneggiamento avrebbe conseguenze devastanti in primis per i territori occupati e le linee difensive russe. Tanto ormai si crede a tutto. Disinnescata infine anche la bufala alla Zaporizhia, alla fine non è rimasto che dedicarsi al cabaret. Lo segnala sempre Dall'Aglio, che riporta questo tweet dell'infaticabile re delle vaccate Jacopo Iacoboni. Sostiene che la Russia avesse 3.400 carri armati prima del conflitto, dei quali soltanto 1.400 sarebbero ancora in attività. Le forze armate ucraine, al contrario, sarebbero passate da 987 tank all'inizio del conflitto a 1.500 oggi. 513 in più, nonostante gli alleati ne abbiano forniti in tutto solo 470. Quindi non solo non ne hanno perso manco uno, mentre i russi ne hanno persi più della metà, ma ne sono sbocciati di nuovi dal nulla. Di droghe psichedeliche nel mondo ce ne sono tante, ma nessuna fa svisionare più del suprematismo. Ma va bene, concede Dall'Aglio, immaginiamo pure che questi numeri siano veri. Come per i contratti, nessuno legge la parte scritta in piccolo e nella parte in piccolo c'è scritto nessun dato disponibile sulla nuova produzione russa. Se anche la Russia li avesse persi davvero quei 2000 carri e non li ha persi, non viene detto quanti nel frattempo ne ha costruiti. Cifre in libertà. Se le inventano, scrivono che sono inventate e sono pure contenti. Contro chi si inventa le cifre, abbiamo bisogno di un media tutto nostro che invece che dalla parte della propaganda stia da quella del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Jacopo Iacoboni. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.